Vabbè, io sono stato l'ultimo a arrivare nei Ridillo, quindi loro esistevano già. Comunque non pensavo di fare tutto quello che abbiamo fatto, sinceramente. Cioè, è stata un po' una fortuna, ecco, per me, che prima facevo anche il muratore, quindi cioè, ero artigiano edilico mio padre. Facciamo manutenzioni nei condomini, nei cimiteri, ho fatto anche un po' andavo sui tetti a mettere giù la guaina catramata, badile, mistino. Abbiamo fatto tante cose. Abbiamo fatto la spalla di Erwin Delfire, abbiamo fatto la spalla di James Brown, abbiamo fatto la tournée con Morandi, almeno con lui abbiamo fatto più di 100 concerti. Ma per me è stata una passeggiata. Cioè, pare che lì con Morandi avevo un ragazzo a mia disposizione che mi montava e mi smontava la batteria. Quindi per me a sera, cioè, quindi arrivavo nel teatro che c'era già montato tutto, cioè mi sedevo, non dovevo spostare neanche un piatto perché lui, cioè avevo proprio uno a mia disposizione. E una notte stiamo tornando con Morandi, era già tipo 2 mesi che eravamo in tournée, e lui mi ha detto: Caimano, allora ti piace questo lavoro? Poi ascolta Gianni, per me il lavoro era quando andavo sui tetti, quando sbadilavo del mistino, con dal cimento, quello per me questa insomma, pare che è sempre stata la mia passione. Però avevo sempre sognato di arrivare a fare musicista e mantenermi con la musica. Quando ormai a 30 anni, perché quando partite Ridillo circa 30 anni, ormai avevo dimenticato il sogno di arrivare un giorno e suonare e mantenermi con la musica. Una volta che mi ero dimenticato del sogno, sono arrivati a Ridillo e da lì insomma è partito tutto. Mi ho smesso di lavorare tutti, bene o male, e sono 19 anni che insomma vado avanti così e insomma non è male, è abbastanza bene. Avremmo potuto fare anche di più in passato. Adesso cominciamo ad avere anche una certa età, però noi ci crediamo, almeno io ci credo e insomma, vediamo. L'importante è non tornare sui tetti a sbadilare del cemento. Dopo me io vivo, cioè dopo va benissimo. Cioè io sono autodidatta, e ci sono dei musicisti che a me mi danno anche 10-0, però io sono a casa. Dopo però dipende uno cosa dentro, Occhio, perché dopo ci sono dei fior musicisti che sono bravi perché magari sono stati su 8 ore allo strumento, 8 ore al giorno e comunque li vedi che sono bravissimi perché... Però dopo manca la roba, dopo ci manca questa roba qua, dopo questa roba qua... mi dispiace. Io ce l'ho.